nuovo pacco Temu. Cosa avremo comprato questa volta? Adesso unboxiamo. Allora, mi sono presa la ciotolina che ce l'avevo uguale per Gigetto, per Lillo. Purtroppo questa c'era solo rosa, pazienza, però è favolosa perché è anti ingozzamento. Mi sono presa, siccome quando vado in giro con i canini c'ho sempre la borraccia, ho visto sta Geggino qua che c'ha praticamente il porta borraccia e il porta telefono. Vedete, praticamente la borraccia è così, poi si può portare a tracolla, ora poi allungherò, così non c'è più la rottura di scatole. Qua ci metto il mio telefono e ho tutto a portata di mano. Mi piace, questo mi piace. Poi ho preso il tappetino da mettere sotto le ciotole, così non mi fanno più confusione mentre mangiano e mentre bevono. Questo. Ho preso questi parascarpe, praticamente quando piove, per non bagnarsi i piedi, praticamente si mette questo nel piedone, così, e puoi camminare. La spazzola, quella con il vapore, quella che ci metti l'acqua qua dentro, vedete? E poi spazzolare con il vapore, che c'è il suo cavetto per caricarla. E poi farò vedere come funziona. Ho preso un pensierino per Mattia, perché gli piaceva la scritta da mettere in camera, la scritta LED. Ed eccola qua. Naturalmente cosa ci poteva essere scritto? Gamer. Ecco qua, vediamo. Bella! Cosa può funzionare? Diminuire? Ah, bella! O aumentare? Molto bella. Sì, così e senza la pellicola dietro. Bella. Eccola qua, adesso la vado ad accendere. Funziona! Andiamo, Gigio. Ci ho messo l'olio essenziale di lavanda. Ma vabbè, guardate il pelo che toglie, tutto il pelo per terra. Adesso facciamo Lillo, vieni qua che ti pettolo qua, così, perché anche questo qua c'ha tanto pelo, tanto pelo, solo che lui non è come Gigetto e sta buono, lui si agita, orecchi,